sono ritrovati qui ieri sera, il cuore pulsante di una comunità che non ha mai mollato ma si è stretta al suo don e ai ragazzi, che qualcuno credeva come la causa di molti mali, tanto da chiedere un risarcimento di quasi 900.000 euro. Ognuno ha portato il suo, chi non poteva ha comprato oppure portava bottiglie di vino, antipasti, così. Tutto nostro. La festa al patronato di San Paolo, la parrocchia per anni al centro delle battaglie legali con una ormai ex vicina che in tutti i modi ha cercato di impedire i giochi, per lei rumori molesti, su questo campetto. A suon di avvocati impose a Don Francesco interventi costosi, spese processuali, le entra ed esci dal tribunale. Salute a tutti. A brindare per la quasi vittoria completa c'era anche il vice sindaco. È stata un'avventura perché devo dire hanno sofferto in molti, sembrava una vicenda kafkiana in cui chi creava il problema era l'accusatore e viceversa. Oggi per fortuna c'è stato prevalso buon senso e insomma questa comunità ritorna a far giocare i bambini. Diciamo che di non farcela non l'ho pensato perché non ero da solo. Avevo accanto questa gente e anche altri, soprattutto i ragazzi, che mi hanno sempre sostenuto. A maggio l'ultima udienza, proprio per il risarcimento danni, passaggio che si basa su un provvedimento ormai decaduto. Noi crediamo che ci siano buone prospettive di portare a termine positivamente anche questa causa, di fatto resta che è in piedi e che stiamo ancora combattendo per venirne fuori. Adesso un primo calcio al pallone toccherà anche a lei nel campetto. Se mi invitano verrò di sicuro.